Sono le 21:04 in diretta dagli studi televisivi di Fano TV, in viaggio col Voulon, la seconda puntata di questo viaggio che ci porta ad esplorare le giornate del Carnevale di Fano. Lo facciamo attraverso immagini, interviste, collegamenti e soprattutto grazie ai nostri ospiti in studio. E allora andiamo subito a salutare Etienne Lucarelli, naturalmente assessore agli eventi del Comune di Fano. Buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera a Sara Olivieri, consigliera dell'ente carnevalesca. Buonasera a tutti. E buonasera a Mauro Chiappa, maestro carrista. Buonasera. Buonasera. A tutti. Buonasera. Noi siamo pronti a fare questo viaggio, ma a farlo soprattutto insieme a voi, che potete intervenire da casa chiamando i numeri che vedete in sovraimpressione, 0721 86 14 33 per intervenire in diretta, o se volete saziare le vostre curiosità attraverso domande o anche fare delle segnalazioni o delle critiche costruttive, potete inviarci anche un SMS al numero 338 49 68 250. Vi ricordo che siamo in diretta in tutta la regione Marche sul canale 19 del digitale terrestre e anche in diretta Facebook, quindi salutiamo anche i nostri amici che sono in questo momento collegati con noi sui social. Allora, la scorsa settimana sono state segnalate delle problematiche che sono state prontamente risolte, quindi sono già state apportate delle migliorie. Assessore, che cosa possiamo dire a riguardo? Che cosa ci aspettiamo? In che modo possiamo migliorare di volta in volta, di edizione in edizione, questo Carnevale? Ma è chiaro che dopo, insomma, 2 anni di stop del nostro Carnevale, ci stava che nella prima domenica del Carnevale qualcosa potesse succedere, anche perché, devo dire, magari le persone non lo sanno, ma la macchina del Carnevale è una macchina molto complicata, molto difficile. Ci sono persone, ad esempio la Protezione Civile, che arrivano dalle regioni vicine, perché soltanto, insomma, i nostri volontari non bastano, tantissima sicurezza. Tra l'altro oggi abbiamo avuto anche l'onore di avere Sua Eccellenza il Prefetto, che è stata al COC a vedere come gestiamo tutta la sicurezza, e ci ha fatto anche i complimenti, ci ha detto, insomma, che siamo una manifestazione all'avanguardia, lei che ha visto altri carnevali. La prima domenica ci sono delle cose che non hanno funzionato, ad esempio il momento della bonifica iniziale è arrivato un pochettino in ritardo perché ancora delle persone non erano posizionate. Ovviamente tutto questo che non si vede perché le persone non conoscono questi elementi, però le criticità le vedono gli ospiti che arrivano nella nostra città, perché magari si trovano le aperture in ritardo, perché magari capita che nel pomeriggio verso la fine del Carnevale le casse sono chiuse ma ancora non si può entrare gratuitamente. Piccole cose che però fanno l'accoglienza della città, perché poi le manifestazioni diventano belle e piene quando anche le piccole cose vanno perfettamente. E devo dire che qui faccio i complimenti soprattutto all'ente carnevalesca, visto che qui c'è una consigliera, perché a metà settimana ci siamo riuniti, abbiamo riunito un tavolo tecnico, abbiamo chiamato, insomma, la Protezione Civile, coloro che gestiscono la vigilanza, gli steward, tutti i volontari che si adoperano, abbiamo fatto un incontro per mettere a punto gli orari, per mettere a punto le persone. Oggi personalmente mi sono recato al COC parlando col dottor Serretti, che poi gestisce direttamente a nome della Questura alla responsabilità della sicurezza, come ogni volta, insomma, mi auguro che poi le cose vadano bene, perché se vanno bene in quel punto vuol dire che le persone trovano anche una bella accoglienza, ecco, questo è un po' il punto della situazione. E questa domenica direi che è andato tutto bene, quindi una prima domenica di prova. Tra l'altro la prima domenica è sempre quella che parte un pochettino più piano anche come presenza di persone, anche se abbiamo avuto diverse persone anche domenica scorsa. Oggi abbiamo avuto un gran pienone, tante assolutamente presenze, quindi... Sì, poi più tardi, insomma, ne parleremo nel dettaglio. Facciamo il resoconto della giornata ma anche dell'intero weekend, vero Sara? Perché ci sono state tante iniziative collaterali. Questa mattina una grande risposta da parte dei bambini, delle famiglie e quindi delle scuole, vedere il viale pieno di bambini con queste mascherate colorate, festosi, è stata una gioia immensa, veramente, tutto riuscitissimo, come diceva Etienne, l'assessore, l'organizzazione è stata impeccabile ed eccellente, quindi è andato tutto per il meglio. Ci sono stati degli appuntamenti interessanti, sì, anche con mostre e dibattiti poi. Sì, certo, c'è stata l'inaugurazione della mostra dedicata al maestro Paolo Furlani, c'è stato l'incontro, il dialogo fra Nespoli e il maestro Pistoletto, e il venerdì
pomeriggio al ristorante Mediterraneo c'è stata una grande risposta da parte delle famiglie e dei bambini per quanto riguarda il veglione dedicato a loro, tante maschere, coriandoli, colori, caramelle e cos'altro? Ah, Fano Center lo stesso sabato pomeriggio. Certo, poi ne parleremo più tardi anche nel dettaglio di tutte le iniziative. Adatto... Assolutamente sì. Mauro, il ritorno finalmente di tutta la creatività che avete covato in questi 2 anni è esplosa con dei nuovi carri, piacevolissimevolmente il tuo. Com'è stato questo ritorno? Intanto è il nostro perché c'è il mio collega coautore Jox, Giovanni Sorcinelli. Abbiamo creato questo carro, naturalmente pensando al tema della pace, è un carro un po' diverso rispetto agli altri, un po' più, non dico serio, ma diciamo dove abbiamo accantonato un attimo la satira politica e anche certi altri argomenti, e pensando soprattutto al tema della pace. È stato un bel carnevale quello di oggi, è migliorato rispetto a quello della scorsa domenica. Ci sono, come sappiamo, delle criticità, appunto quando parlavi di creatività espressa ai massimi livelli, quello è vero, ma fino a un certo punto, perché poi con le risorse che ci sono, ecco, parliamo, si parliamo riesce anche di a questo fare aspetto, a proposito di quello che si può, insomma. Ecco, ma lanciamolo allora questo messaggio. Lanciamo il messaggio. Ecco, lanciamolo questo messaggio per poter apportare delle migliorie. È necessario che servano più soldi, più fondi. Insomma, poi lo colgo io. Poi lo colgo io questo messaggio. Lo accoglie direttamente l'assessore. No, vabbè, sono problemi un po' atavici che abbiamo. Allora, ti interrompo un momento perché vedo già, abbiamo un primo ospite in collegamento. Abbiamo Gianluca Ruscitti, responsabile della sicurezza, grazie al collegamento che sta curando per noi Fabio Turiani. Buonasera Gianluca. Buonasera a tutti, ciao. Allora, eccomi. Innanzitutto facciamo un bilancio della giornata, anche perché abbiamo saputo che oggi in via Bixio un 46enne ha investito un volontario della protezione civile ultra 60enne e poi un'altra persona. Il volontario è stato portato in codice rosso al pronto soccorso all'ospedale di Fano, quindi al Santa Croce. Ora è in codice giallo e lo stanno tenendo in osservazione, quindi facciamo gli auguri naturalmente di pronta guarigione. Ecco, oltre a questo fatto, ci puoi descrivere un po' la situazione di questa seconda giornata? No, questo fatto è un fatto insomma, particolare che è avvenuto appena fuori dal circuito del carnevale. Abbiamo avuto notizia anche perché appunto era della protezione civile, ma poi in serata Olivi ci ha anche parlato, quindi la situazione si è diciamo rientrata, ha ancora insomma in prognosi ma non riservata, quindi sta abbastanza bene credo. E per il resto la giornata è andata bene dal punto di vista sia della sicurezza sia generale, non ci sono stati problemi, alcune situazioni che avevamo colto nella prima domenica le abbiamo risolte in settimana, quindi le cose sono andate molto molto bene e anche l'affluenza è stata positiva e tutto è andato appunto liscio come da programma e siamo molto soddisfatti. Quanti eravate oggi in campo operativi? Allora, il numero finale è difficilissimo da dire perché abbiamo 100 persone ai varchi più altre 150 tra carri, diciamo scorta ai carri e servizio alle tribune, e tutto questo senza tener conto delle forze dell'ordine e della Croce Rossa, quindi io parlo di questi numeri, cioè 250 persone circa tra volontari della Carnevalesca, della Protezione Civile e della Proloco. E poi e anche due strutture che hanno gli steward, insomma, quindi tutto questo con 250 persone circa. È un bel impegno anche coordinare tutti, non intralciarsi ma coordinarsi bene, quindi è un bel impegno interessante ma molto 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 costruito su sinergie importanti. Allora, tra le novità di questa seconda domenica c'era la possibilità di entrare ed uscire dal circuito più agevolmente grazie a dei timbri che la domenica precedente non c'erano. Quindi è stato un motivo in più, insomma, per lavorare di più, ma per lavorare meglio. Sì, no, sicuramente la cosa ha agevolato perché anche se il lavoro
era un lavoro in più, era un passaggio in più, però ci ha evitato di dover discutere con qualcuno ed è uno di quegli aspetti che diciamo nella sospensione della pandemia che abbiamo avuto abbiamo un pochettino, non dico trascurato, ma ecco, ci è un attimo rimasto indietro la prima domenica e poi abbiamo subito risolto e quindi penso che la gente abbia visto questo. Questo e altre piccolissime situazioni che abbiamo reso più agevoli, diciamo. Perfetto, allora io ti ringrazio per questo collegamento, ringrazio anche i tuoi colleghi e poi ci risentiamo domenica prossima. Intanto, insomma, buon lavoro per tutte le iniziative che il Carnevale ha messo in piedi anche quest'anno. Va bene, grazie a voi, grazie agli ospiti, arrivederci. Grazie allora anche a Fabio Turiani per il collegamento. Stanno arrivati i primi messaggi, allora arrivano naturalmente dei complimenti, meglio della scorsa domenica sicuramente, e questo fa piacere, bello vedere le persone mascherate, non solo i bambini, perché questo spirito del carnevale è davvero contagioso. E poi naturalmente arrivano anche le critiche, chi vuole rispondere, insomma, libero di farlo. Scandaloso far pagare i bambini nel passeggino, non è per l'euro ovviamente, ma insomma per il gesto, ecco. Complimenti poi vanno a Minuz, ottimo vocalist, un saluto arriva dalla signora Antonella, perché insomma anche la scelta delle persone, delle personalità che animano il carnevale, insomma, fa la differenza. Cosa vogliamo dire? Ma guarda, adesso vedo messaggi molto positivi, quelli dei pagamenti, adesso se ci sono delle anomalie che sono accadute magari le possiamo anche vedere insieme alla carnevalesca. Molti si sono lamentati anche del pagamento troppo alto, piuttosto che il prezzo. Allora c'è una possibilità da parte di chi sta fano, visto che quelli che poi si lamentano parecchi sono fanesi, la possibilità è quella di fare la tessera dell'ente carnevalesco e poi di entrare semplicemente, quindi si può pagare tranquillamente 15 euro. Certo è che io dico, il carnevale ha bisogno di crescere, per crescere ha bisogno di fondi che arrivano dalle amministrazioni pubbliche, ma anche bisogno di fondi che si possono fare con le persone che entrano. Noi guardiamo gli altri carnevali, magari ci piace dire che gli altri carnevali stanno facendo dei passi da gigante, ad esempio sui carri, come diceva prima il nostro Mauro Chiappa. Certo che gli altri carnevali ad esempio hanno dei prezzi dei biglietti sicuramente molto più alti rispetto al Carnevale di Fano, se prendiamo in riferimento questo. Quindi le cose si possono correggere, la nostra è la città dei bambini e delle bambine, quindi sicuramente adesso non so che età che aveva il bambino che era nel passeggino, magari era già un bambino grande, quindi sicuramente ci vuole l'attenzione per i bambini. Poi sicuramente il nostro Carnevale ha anche bisogno di una crescita, quindi credo che il pagamento del biglietto di 13 euro oppure per i fanesi il pagamento della tessera, e quindi praticamente con 18 euro si può entrare tutte e tre le sfilate, considerando gli aumenti che ci sono stati in questo momento anche per la manifestazione, credo che sia un prezzo che possa in questo momento tenere. Biglietti troppo cari per chi viene da fuori, è improponibile soprattutto in questo periodo, infatti non verremo, e dice qualcuno. A proposito di biglietti, la scorsa domenica si parlava di 10.000 presenze, possiamo fare anche una stima dell'incasso? Poi siamo curiosi anche di sapere un po' i numeri del giorno, visto che oggi veramente è stato un tripudio proprio di presenze. Ma io l'incasso adesso so che è stato dichiarato da Ente Carnevalesca la scorsa settimana un incasso di circa 80.000 euro. Sì, circa 80.000. Esatto, circa 80.000 euro, quindi considerando che le presenze di questa domenica sono sicuramente maggiori, non le abbiamo ancora perché i calcoli si devono fare e bisogna insomma fare delle verifiche, abbiamo però sfiorato, sicuramente sì. Ecco, sono maggiori. Abbiamo sfiorato le 13.000 persone presenti. Allora, è difficile poco fare i calcoli riguardo l'incasso. Beh certo, adesso sì, però per le presenze, per ecco, le sicuramente presenze, sì, sono più di domenica, sì, scorsa. Sì, sì, sicuramente. Bene. Vuoi anche il tempo sicuramente che è stato il sole nostra. Ci ha baciato i nostri carri e quindi temperature gradevoli. Tra poco, Mauro, ho un paio di domande per te. Prima andiamo a sentire che cosa pensa la gente dei nuovi carri che sono stati realizzati per il Carnevale 2023, il servizio di Cristiana Guerra. Caro, che vi è piaciuto di più? Beh, questo qua è l'ultimo, è molto bello, Dark Side of the Moon, è bellissimo. L'avete visto anche illuminato? No, ancora no. Siete stati solo questa domenica, quindi? Sì, è la prima domenica, però lui è andato alla fattoria a vedere
La fabbrica del carnevale. E ti è piaciuta la fabbrica del carnevale? Sì, non ci hanno fatto vedere tutti i carri perché alcuni non erano pronti, però è stato molto bello. Allora oggi tu invece da cosa sei vestita? Da capotrina. Allora, dopo da voi! Il carro delle musiche rapita le piace, sempre quello più divertente, vero? Certo, certo, molto. E tra gli altri carri quale gli è piaciuto di più? Mi è piaciuto quello che c'era il tondo, non l'ho seguito come si chiama. Quello che c'era all'inizio? All'inizio, sì, molto bello, ma belli tutti, belli, belli, bello. Lei è fanese? No, sono di Forlì. È la prima volta al Carnevale di Fano quest'anno? Sì, è la prima volta. Ed è rimasta soddisfatta? Molto, mi piace molto. Sono belli tutti quanti proprio, è un carnevale bellissimo, è la prima volta che ci vengo e mi piace molto, molto bello. Okay, grazie. Di dove siete? Imola. E oggi siete venuti al nostro carnevale, c'è un carro che vi è piaciuto in modo particolare o vi sono piaciuti tutti? Sentiamo la bimba, quello dell'orologio. Mi è piaciuto molto quello dell'orologio, ma sono tutti molto belli. Perché ti è piaciuto? Che cosa ti ha colpito di più? Mi ha colpito molto la ballerina in alto, nel triangolo, anche perché era molto attivo come carro, però in generale mi sono piaciuti tutti. Quello che suonava rock, adesso non so come si chiama, comunque un bel carro, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto tanto, musica molto forte. Top, dai, va bene. Bene, bene. Complimenti al cantante che ho visto che c'ha una bella ugola. E c'è un carro che ti è piaciuto di più? Sì. Quale? Quello... il penultimo. Cosa ti è piaciuto di più? Le ballerine, la musica? Tutte e due. La coreografia. La coreografia ti è piaciuta? Anche al babbo vedo che gli è piaciuta la coreografia. Sì, è vero, molto. Voi di dove siete? Filotrano. La prima volta al carnevale di Fano? No, siamo venuti prima del Covid, nel 2020 e nel 2019. Il carro steampunk. Il carro steampunk, sì. Cosa ti ha colpito? La musica? La musica, soprattutto il cantante, è veramente bravo. Che era vestito tutto con gli artigli, il cappello, esatto, davvero bello. Bello. Poi anche la difficoltà nel far girare quella specie di palla è veramente, veramente bello. Uno dei migliori di tutto il carnevale, di sicuro. Quello, erano tutti vestiti a steampunk. È molto bello. Ti ha colpito molto la musica? Molto, sì, molto la musica. Comunque molto bella, festa molto bella per i bambini. I bambini sono felicissimi. Caramelle. Dove siete? Di Appignano. Tutti carini, però quello dove c'era la musica rock, quello mi ha colpito perché... mi è piaciuta molto. Sì, sono un appassionato di musica rock, quindi molto bello. Quindi hai apprezzato la musica, i colori, un po' tutto. Diciamo. Esatto, sì, sì. Che carro ti è piaciuto di più? Quello più bello, quello più, insomma, più elaborato era... non te lo so spiegare, ma dove c'era il metallaro che suonava... sì, credo tipo fabbrica di cioccolato, così, molto bello. Ti ha colpito molto anche la musica? Sì, la musica e l'atmosfera, bello. I dettagli, molto bello. Di dove sei? Dove siete? Noi siamo di Arsita, un paesino in provincia di Teramo, in Abruzzo. È la prima volta che venite al nostro carnevale? Volta, sì, torneremo sicuramente, sì. Molto bello. Bellissimo tutto il carnevale, mi è piaciuto. Dove viene lei? Da Pesaro. Ovviamente è stata anche altre volte al nostro carnevale. No, la prima volta. La prima volta. Beh, perché io ho abitato in Svizzera prima. Sicuramente tornerà. Sì, sì, il prossimo anno sono qua. Bene, tra poco allora, come promesso, commenteremo anche con voi, insomma, i carri e quant'altro. Questa sera è una bella diretta movimentata, il nostro è un carnevale d'autore, abbiamo in collegamento l'autore e il compositore Roberto Casini. Buonasera. Allora, fanese. Ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, un fanese d'adozione che ha scelto di dedicare a Fano una canzone straordinaria interpretata da un altro straordinario fanese, e ho letto che questa canzone è una sorta di ringraziamento. Racconta un po' la storia ai nostri telespettatori. Ma sì, insomma, ringraziamento nel senso che poi sono stato, come dicevi, adottato da una città che in realtà mi ha dato anche tanto, nel senso che forse ha dato più a me di quello che ho dato a lei, però ho avuto questi rapporti così vicini con Marco Seri, con Etienne, insomma con tutti quelli che in qualche modo mi hanno sempre dimostrato affetto. E allora è nata questa idea di questa canzone e ho cercato di coniugare, appunto, di mettere, insomma, nel testo, di coniugare un po' il carnevale con questa canzone che parla di amore.
E poi raccontare canzoni è sempre difficile, perché alla fine poi le canzoni piacciono o non piacciono, non è che ci sia una via di mezzo. È una canzone che parla di amore, dice appunto amami, perché qui anche se scadono le rate, insomma, chi se ne frega, insomma, l'amore vince un po' su tutto. Amami perché, insomma, ti porta al carnevale di fame, che ci gettano i bonbon, ma ci getta anche l'amore insieme ai bonbon, per cui l'amore è l'unica salvezza, insomma, che abbiamo. E mi sono sentito di scrivere questa cosa che, insomma, mi sembra che poi sia piaciuto. Oggi si divertivano tutti e quindi mi sono divertito anch'io. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi, insomma, con il nome di Roberto Casini si associa necessariamente quello di Vasco, che tra l'altro è stato uno degli ultimi, ma non meno importanti, tesserati del Carnevale di Fano. E ringraziamo anche Daniele Carboni, che tra l'altro avrebbe dovuto essere qui con noi questa sera, poi per un problema tecnico non è presente, lo salutiamo. E poi si è esibita un'altra tua creatura. Beh sì, infatti la creatrice di Elia, quindi c'è nome. Un saluto a tutti. Ciao, buonasera, buonasera. E qui con me. Infatti, facciamo un saluto. Facciamo un saluto ai telespettatori di Fano TV. Certo. Molto volentieri. Allora, voglio fare un grande saluto, e per me è un grande onore al fianco di Roberto Casini. Con voi a fare questa intervista, insomma, fresca di questa bellissima esperienza che è stata quella del Carnevale di Fano. Abbiamo avuto l'onore di, insomma, con gli XX Energy di cantare e di suonare tutti insieme. È stata una bellissima festa, abbiamo cantato e suonato le nostre canzoni e abbiamo visto un grandissimo riscontro positivo pubblico. È stato veramente bellissimo. Abbiamo visto tutta la gente che quando noi cantavamo, guarda, insieme a noi vi salutano tutta la nostra band, che XX Energy, sono qui dietro di noi. Li salutiamo. Ok? È stato un pomeriggio davvero di successo. Grazie per la vostra presenza, per il vostro contributo alla città di Fano. Siete fanesi come noi e allora viva l'amore, viva il Carnevale di Fano. Amami, grazie Raffi, grazie XX Energy, grazie Roberto Casini. Viva Fano TV! Grazie a voi! Ciao! Ciao! Bene. Noi allora ritorniamo a fare i commenti. Abbiamo visto che i bambini, Sara, sono i più attenti osservatori, Certo. Hanno proprio osservato nel dettaglio bene i carri e quant'altro. Poi tanti turisti, assessore. Beh, questo è il Carnevale di Fano, ovviamente di promozione se ne fa tanta. E anzi sono contento perché vengono spese economie anche destinate al carnevale proprio per questo, e poi arrivano tante persone perché vogliono vedere, vogliono toccare con mano questa nostra creatività. E io oggi, insomma, sono stato in diversi carri in realtà, perché ero con la musica rabita, perché quest'anno, visto il centenario, ho deciso così di accompagnarli e di vestirmi con loro. E insomma, vedere le persone al lavoro, vedere i bambini che così rimangono veramente sorpresi, no, da questi carri maestosi. E io mi ricordo da bambino, quando andavo nei posti e vedevo queste cose gigantesche, questa cosa mi rimaneva addosso per tanto tempo. Allora, per un assessore, per credo le persone che sono qua, avere la responsabilità poi di questo, di trasmettere questi messaggi di creatività, di bellezza, no, di partecipazione, è veramente importante. Ecco perché mi sento anche un pochettino la responsabilità di colmare le criticità che diceva prima Mauro. Vi interrompo un momento, sì. Parleremo tra poco, promesso, di criticità. Ho le domande per i carristi, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ritorniamo tra poco.
Sono le 21.30 e continua la nostra diretta in viaggio col volon. Etienne, ti ho interrotto sul più bello, stavi dicendo che questo carnevale ti fa tornare bambino e... No, mi fa tornare bambino e mi fa sentire la responsabilità, oggi che sono insomma in amministrazione come assessorato al turismo, grandi eventi, quindi dialogo direttamente con l'ente carnevalesca di farlo crescere nel miglior modo possibile. Devo dire una cosa, che noi fanesi ovviamente vediamo tutte le criticità, perché per noi è come un figlio che sta crescendo e quindi ci teniamo molto, perché fa parte del DNA creativo della nostra città. Vedo con molto piacere che le persone che arrivano da fuori poi fanno commenti sempre molto positivi, perché bisogna dire la verità, una domenica al carnevale è una domenica molto divertente, le persone vengono, una domenica insomma da passare con i propri figli, con le proprie famiglie, è molto divertente. Se dobbiamo pensare alle criticità, devo dire, uno, soprattutto coloro che in un qualche modo li esprimono, che arrivano magari dai carri, uno, devo ringraziare i maestri carristi perché quest'anno hanno fatto un lavorone, cioè in pochissimo tempo, perché mi ricordo che eravamo sotto il Natale, ancora dovevano cominciare i lavori, hanno creato i carri che vediamo oggi. Lo hanno fatto con delle economie risicate, perché arrivando da 2 anni di pandemia abbiamo cercato di mantenere in vita la macchina del carnevale facendo delle attività soprattutto estive, oppure ci siamo inventati questo carnevale statico. Dover riprendere con le economie risicate è sicuramente un problema, e oggi hanno espresso il meglio che potevano. Io dico, secondo me oggi il nostro carnevale ha bisogno di un salto di qualità e arriva da noi. Più di una volta ne abbiamo parlato anche con la Presidente e con il Consiglio, che secondo noi ad esempio c'è bisogno di migliorare la struttura organizzativa della manifestazione, che oggi è un'associazione culturale, che ha soprattutto volontari. Secondo me c'è bisogno di capire quale può essere una struttura organizzativa più importante, ad esempio in mente una fondazione, noi stiamo lavorando per capirlo, perché c'è bisogno poi di persone che lavorano a questo, c'è bisogno di accedere a fondi anche europei che possono, di intercettare fondi europei che possono essere utili per il carnevale, magari alla sostenibilità dei progetti, visto che oggi guardando al green ci sono veramente tante economie che arrivano dall'Europa e anche a livello nazionale. Oggi abbiamo un carnevale da circa 700-750 mila euro di bilancio totale, ecco, io credo che dobbiamo portarlo al milione e dobbiamo sì fare la nostra parte come amministrazione comunale. Probabilmente dobbiamo capire anche come collaborare di più con la Regione Marche, visto che è molto attenta, almeno hanno mostrato la loro attenzione anche essendo presenti alla prima sfilata, è venuto il Presidente Acquaroli, è venuto il Presidente dell'Agenzia per il Turismo. Insomma, sicuramente dei ragionamenti devono partire in primis dalle istituzioni che vogliono far sì che questo carnevale, il più importante della Regione, cresca, e poi dobbiamo fare dei ragionamenti con le associazioni che stanno lavorando. Credo che nel momento in cui troviamo la formula giusta per creare un'organizzazione vera che gestisca bene il carnevale e riuscendo a lavorare al meglio con delle persone che lavorano, come ho detto prima, anche i bandi, a intercettare anche sponsor che devono credere in questa manifestazione, ma ovvio che lo sponsor poi ci crede se ha dei ritorni prettamente economici. Certo. Credo che se riusciamo a far questo noi possiamo crescere molto, e allora possiamo poi chiedere anche ai maestri carristi di fare un passo in avanti, magari nella tecnologia che deve essere presente nei carri o in altre attività. Ecco, però io mi sento veramente oggi anche in qualche modo la responsabilità da amministratore di lavorare tutti insieme e di chiamare un tavolo allargato per far sì che questa cosa funzioni al meglio. Bene, adesso prendiamo in considerazione l'argomento carri. Io sto leggendo appunto sul cellulare tutte le domande che stanno arrivando, oggi ci sono tanti tanti messaggi. Buonasera, domanda per i carristi: come mai in un carnevale dedicato allo spazio e agli astronauti italiani è stato dedicato un carretto minuscolo insignificante all'unica donna italiana che è un'eccellenza nazionale, vanto per tutti noi, ovvero Samantha Cristoforetti? Grazie e saluti Michele. Io saluto Michele a mia volta e non posso rispondergli io direttamente perché okay. non è il tuo carro. Non è il mio carro e non è mia competenza sapere perché il carro è stato fatto in un certo modo. Senza posso nulla... dire, scusa, prego. No, riagganciandoci al discorso delle famose criticità che abbiamo noi, sì, carristi, appunto, che poi magari questo carro è dovuto appunto a delle difficoltà di
organizzazione, di luoghi dove si lavora, di tempi in cui siamo, tra virgolette, appunto costretti a costruire le nostre opere. Insomma, ci sono diverse situazioni che vanno sistemate a livello strutturale. Adesso non sto magari a elencarle, perché poi alla fine tutte le volte che si intervistano i carristi vengono fuori sempre le stesse cose, come i capannoni non più adeguati, gli spazi non più adeguati, il progetto dei capannoni che era nato in un certo modo e non è mai stato finito, le voci di un parcheggio che sta per nascere nella zona dove dovrebbero costruire, sono voci naturalmente, nessuno... Certo. Dove dovrebbero costruirci i nuovi capannoni per ampliarli e per poter stoccare i carri vecchi e poter lavorare in sicurezza nei carri nuovi. Sono queste in realtà le criticità strutturali che abbiamo noi carristi. Non è naturalmente una responsabilità diretta dell'amministrazione attuale, perché sono cose che vengono da lontano. I capannoni hanno già diversi anni sulle spalle, però se ne parla sempre, si arriva a vedere il bello, la punta dell'iceberg della sfilata, che è bellissima, è stata meravigliosa, divertente, però nessuno nella città conosce a fondo quali sono i problemi nostri, quindi se dei carri non sono, come quest'anno, a dei livelli eccezionali, chi più chi meno, diciamo, c'è un motivo. Senza togliere nulla al lavoro dei maestri carristi, ma zero meccanica, zero modellazione, carri piccoli, niente a che vedere con i carri del passato. E ancora, buonasera a tutti, avrei due osservazioni da fare. La musica che durante il carnevale dovrebbe essere festosa e ballerina, poi sui palchi dovrebbe esserci l'obbligo alla mascherata, semplice ed economica, ma vedo i palchi senza maschere, fa davvero tristezza. E ancora, complimenti al lavoro e al sacrificio dei carristi, ma i nostri famosi giganti di cartapesta sono ormai solo un ricordo passato. Tra tutti quelli che abbiamo visto sfilare non ci sono più carri di prima categoria. Ha detto una verità, perché noi carristi siamo in grado di costruire quei carri come una volta. Abbiamo le maestranze e le possibilità artistiche e tecniche per poterlo fare, però è un problema economico. Sempre a proposito di carri, vedo che c'è stato un lancio di un getto di caramelle dal carro dei Pink Floyd, che sono finite delle caramelle in testa dei bambini, a delle persone. Queste cose purtroppo insomma, siamo al carnevale, possono succedere. Non è niente, purtroppo capitano. Sì. Tra poco comunque parleremo con te nel dettaglio del carnevale dei bambini, però abbiamo menzionato insomma altri appuntamenti riguardanti anche la cultura, come l'incontro tra l'artista e in questo caso l'astronauta, vero? Sì. C'è stato questo bel incontro. C'è stato l'incontro ieri pomeriggio, sì, alla sala di rappresentanza della Carifano. È stato veramente un momento, sala piena, gremita di persone, è stato veramente un momento molto toccante poter riuscire a coniugare le due cose, lo spazio e l'arte, proprio il tema di questo anno del carnevale. E quindi è stato veramente un momento fantastico e di grande arricchimento personale e culturale. Sì, so che è stato un dibattito molto vivace. Molto vivace, sì, molto allegro, vivace e con delle belle chicche. Michelangelo Pistoletto e Paolo Nespoli li ha intervistati per noi, Cristiana Guerra. Cercare dentro di loro le loro passioni e lavorare su quelle, non cercare di fare una cosa che non gli interessa, non stanno male. Oggi spazio e arte sono state protagoniste, ma nello spazio c'è spazio anche per l'arte? Nello spazio si fa sostanzialmente per due cose. Primo, per fare degli esperimenti in un posto dove le cose sono strane, perché non c'è la forza di gravità, strane diciamo che si vedono diversamente da come si vedono sulla Terra, quindi andiamo nello spazio per imparare paradossalmente a vivere meglio sulla Terra, ma andiamo nello spazio anche per esplorare, per vedere l'universo che è attorno a noi. Noi su questa Terra siamo su un granello di sabbia, tra tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge di tutto il mondo, qui siamo veramente piccoli e abbiamo questa capacità
di poter conoscere l'universo e trovare tante cose. E a tal proposito, com'è l'Italia vista dallo spazio? Beh, l'Italia è molto bella, devo dire che tutti gli astronauti guardano la Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale e una delle cose che risalta sempre all'occhio di tutti è l'Italia. L'Italia è veramente bella, è in un posto interessante, non è troppo freddo, non è troppo caldo, c'è il mare Mediterraneo attorno, quindi è un posto, non a caso, ci piace dire, ed è vero, che la civiltà è nata in Italia. Oggi avete parlato anche di un'applicazione, Space 3, che cos'è? Space 3 è stato un modo per portare la gente di tutti i giorni nello spazio, portare lo spazio nella casa delle persone di tutti i giorni. Quindi era un'applicazione che permetteva di prendere delle immagini che avevo fatto io dallo spazio e di sovraimporle con delle immagini che erano fatte sulla Terra e creare una forma d'arte unica, cioè portare un po' tutti nello spazio. A tal proposito, la fotografia è stata fondamentale nella sua vita? Fotografia era una delle mie passioni di quando ero ragazzo, è ancora oggi una delle mie passioni e paradossalmente se oggi sono astronauta lo devo molto anche alla fotografia, paradossalmente, ma è così. C'è ancora un sogno che non ha realizzato nella sua vita? Beh, abbiamo sempre tutti dei sogni non realizzati, questo non vuol dire che uno è insoddisfatto o della propria vita o di quello che ha fatto. Si guarda sempre avanti, c'è sempre qualcosa di nuovo da poter fare, ma posso dire in questo momento di essere soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Diciamo che da bambini si sogna, bisogna continuare a sognare, nei sogni bisogna crederci. Sì, dico sempre ai ragazzi che devono in un certo senso chiudere gli occhi e sognare, immaginare delle cose impossibili, perché i sogni sono impossibili per definizione, però poi devono svegliarsi e darsi da fare per farli, perché se non li immaginano prima e non provano a farli dopo, non andranno mai da nessuna parte. Cioè, nello spazio si riscoprono i valori veri della vita perché si dà più significato ad un abbraccio, perché si è lontani dalla famiglia, invece nella Terra sono gesti che spesso non si considerano. Io direi che lo spazio ci unisce tutti come razza umana. Nello spazio non siamo più americani, italiani, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera. Siamo rappresentanti della razza umana alla scoperta dell'universo e come tale andiamo avanti e difatti anche nazioni che sulla Terra sono non proprio amiche, nello spazio lavorano assieme per portarci a scoprire l'universo. Ma lei, oltre ad essere astronauta, è anche uno scrittore, fra l'altro. Diciamo che per me scrivere è sempre stato molto faticoso. Era interessante quando ero a scuola che facevo i temi, mi costavano tanto, mi sembrava che scrivessi con la penna fatta di inchiostro del mio sangue, perché ci mettevo in così, e pensando di scrivere un libro di 300 pagine ho sempre pensato che fosse una cosa troppo complessa e troppo difficile. Quando in effetti poi mi ci sono messo, ho scoperto che alla fine mi piaceva. All'inizio non tanto, ma dopo un po' mi piace e quindi mi sono messo anche a scrivere libri. Io ho capito una sola cosa, che l'arte moderna offriva una autonomia. Come si coniuga l'arte con lo spazio? Ma nel mio lavoro l'arte rispecchia lo spazio così come è. Direi che è la verità sullo spazio e il tempo. Verità perché lo specchio che io adopero nel mio quadro non può mentire. Il fatto che non possa mentire vuol dire che dice la verità. Su cosa? Su quello che noi vediamo esteso nello spazio-tempo. E quindi l'arte è la visione, la capacità di vedere lo spazio e il tempo. Che cos'è il terzo paradiso? Lei ha parlato di primo paradiso, secondo e il terzo? Il terzo paradiso nasce da un'antica parola persiana che vuol dire giardino protetto. Mettevano delle pietre facendo una specie di piccola costruzione rotonda nel deserto per proteggere il vento del deserto e lasciar crescere all'interno la natura. Là dove la natura non permetteva
alla natura stessa di crescere, con l'artificio si è creato diciamo, il mondo artificiale. Da quel giardino nasce il mondo artificiale, che con il tempo cresce, progredisce e oggi ci porta meraviglie, ma nello stesso tempo ci porta un degrado della natura. Quindi la natura dalla quale noi abbiamo preso per creare l'artificio adesso ha bisogno di essere riconnessa con un artificio nuovo, che è il terzo stadio, cioè il terzo paradiso. E parliamo adesso del carnevale dei bambini, dove tu, Sara, veramente sei la responsabile. Arrivano anche dei complimenti per aver coordinato in maniera eccellente bambini, maestri e genitori di tutte le scuole. Numerose le presenze delle scuole e delle classi anche questa giornata, vero? Numerosissime, direi, visto che avevamo 12 scuole del territorio e ben 29 classi che hanno partecipato al progetto. Il coordinamento non è stato semplicissimo, però grazie al lavoro di equipe con tutti i consiglieri, che ringrazio ovviamente, è stato possibile. E quindi ce l'abbiamo fatta e aspettiamo la prossima domenica per avere ancora tanti bambini. Oggi erano più di 500, quindi considerando anche genitori, insegnanti, diciamo che il numero è stato elevato. E vi aspettiamo domenica prossima, domenica mattina, al Carnevale dei Bambini alle ore 10. Posso farle i complimenti anch'io? Perché certo. Siccome non gliel'ho ancora fatti e lei sta facendo un grande lavoro. Grazie, mi fa diventare tutta rossa, mi emoziona. No, perché bisogna dire che insomma conosciamo il Carnevale pomeriggio da qualche anno, che sta crescendo questa cosa del Carnevale dei Bambini la mattina, ma sta diventando anche la mattina un carnevale vero e proprio, perché vedere tante famiglie con i bambini sfilare in Viale Gramsci e quindi diciamo vestirsi nell'anima vera del Carnevale di Fano è veramente bello, vuol dire che è il modo per far crescere il carnevale e farlo continuare nel futuro, perché certo, quel bambino lì sicuramente si ricorderà del carnevale e sarà quello che quando crescerà vorrà portare avanti questa tradizione. Una sfilata, diciamo una sfilata nella sfilata, e fanno città dei bambini, quindi mi viene da dire non possiamo non accoglierli al nostro carnevale. Ed è arrivato un altro messaggio, la domenica mattina sta diventando sempre più partecipata e considerata, quindi nuovi complimenti, certo. E ci sono anche state altre iniziative che hanno coinvolto comunque i bimbi, il veglione dei bambini, sì, poi il carnevale in galleria, insomma tanti begli appuntamenti. C'è un... Prego. Se posso. Certo. Agganciandomi a questa cosa dei bambini, se solo una decima parte di questi bambini venissero ai capannoni e facessero dei corsi di formazione, che mancano tantissimo, certo, si appassionerebbero al carnevale e nascerebbero dei nuovi carristi, con un po' di tempo naturalmente, accompagnati da noi ormai vecchi con la barba bianca. Fate conto che io sono nel carnevale da molto poco tempo rispetto ai miei colleghi e sono considerato tra i più giovani, quindi... Ti stai autocelebrando, insomma. Mi sto autocelebrando. Quindi la formazione è un'altra di quelle criticità fondamentali per far crescere, per far andare avanti il Carnevale di Fano. I bambini appassionati. Certo, c'è un ragazzo che l'anno scorso ha partecipato a questo concorso dove si facevano i mini carri, sì, che abbiamo fatto in piazza 20 settembre, ha vinto questo concorso, insomma sì, l'ha fatto addirittura con meccanismi. Quest'anno l'ho visto che era in un carro e quindi ha partecipato alla costruzione del carro ed era lì che movimentava di pupi. Quello è un ragazzo che partendo dalla sua passione probabilmente un domani può diventare... Aveva ricostruito in miniatura il carro che avevo fatto quell'anno lì, anzi lo saluto, dov'è la telecamera? Ciao. Questa è la bellezza. E la bellezza del carnevale, la continuità della tradizione. E una tradizione che comunque si modifica, perché quest'anno c'è stato anche il carnevale in SUP, questa bella iniziativa, partiti questa mattina alle 10 e poi sono arrivati in Darsena attorno a mezzogiorno, giusto? Quindi è stata una bella iniziativa anche questa. Ma a me da qualche anno che c'è e devo dire che funziona, tra l'altro collegare questo DNA carnevalesco alla marineria e quindi al fatto che siamo una città di mare, al fatto che questa dà ancora più valore a tutto quello che siamo, se ci uniamo a 360 gradi, se uniamo tutte le nostre forze, le nostre caratteristiche, le persone che vengono possono godere sia la sfilata dei grandi carri, sia questi momenti e magari andare a vedere anche le bellezze del nostro porto peschereccio, dove si trovano insomma nei vari luoghi, si sente l'odore del mare, l'odore della tradizione della nostra pesca, quindi
quindi sono tutte cose molto belle. Ringrazio Mare Dentro perché Enzo sta facendo un grande lavoro. Poi allora, come tradizione il bulone è venuto dal mare con il suo vascello. Sì, assolutamente sì, anzi lo salutiamo. Allora, leggo gli ultimi due messaggi, poi faremo il punto, insomma leggeremo il programma, diremo il programma della prossima settimana. I carri dovrebbero essere l'investimento principale, da anni si dice che bisogna far crescere il carnevale. È quello che abbiamo detto fino adesso, e per essere l'investimento principale bisogna far crescere i bilanci, per far crescere i bilanci bisogna avere sicuramente un'organizzazione strutturata, devono fare la loro parte le amministrazioni, ma questo noi ce la stiamo mettendo veramente tutta, e poi dobbiamo riuscire anche a intercettare fondi che arrivano da altre parti, come fanno anche tutti gli altri carnevali. Così cresciamo, crescono i bilanci, possiamo avere più economie, e credo che questa sia la strada giusta che insieme dobbiamo percorrere, e dobbiamo fare squadra insieme. Non riesce soltanto uno, servono tutte le istituzioni, in primis il Comune di Fano ovviamente, ma anche la Regione Marche e poi anche tutte le realtà che stanno lavorando per il Carnevale. Complimenti a tutti voi per l'impegno che donate alla bella e accogliente Fano, il Carnevale della Fano che mi piace. Facciamo un salto, come si dice, anche nelle tribune dove c'erano le belle mascherate, i bei gruppi mascherati, anche oggi ci sono state le premiazioni, le ha intervistate per noi Cristiana Guerra. Siete su questo palco? Adesso un centinaio tutti, Ma ascolta, ma da cosa siete travestiti oggi? Oggi siamo degli astronauti. Ecco il simbolo della giornata. Siete proprio in tema del carnevale, arte e spazio. Certo. Celebra il gemellaggio tra Viterbo e Fano. E Viterbo, voi siete mai stati al Carnevale di Fano? È la prima volta? No, già sono anni che veniamo. Quindi vi piace? La pandemia siamo venuti. Vi piace il nostro carnevale? Beh, certo. Se no non tornavamo, no? Ascolta, vogliamo augurare buon carnevale a tutti? Buon carnevale a tutti! Buon carnevale! Qual è il tema della vostra mascherata? Emoticon! Come mai questa scelta? Una delle più semplici da fare con i bambini. Quanti siete qua sul palco? 60! 60! Bel gruppo, vi state divertendo sicuramente! Scuola di Sant'Orso! Avete collaborato, anche i bambini hanno collaborato alla realizzazione di queste mascherate. Oggi avete già tirato i dolcetti? Abbiamo tirato un sacco di caramelle e i bambini hanno aiutato a fare le faccine. Allora, buon divertimento. Grazie. Quanti siete qua sul palco oggi? Noi siamo 32. E da cosa siete vestiti? Siamo vestiti da WhatsApp Mania. Emoji di WhatsApp, che adesso va tanto di moda, no? Quindi una bellissima giornata, per fortuna non è neanche freddo. Abbiamo messo dei vestiti che, anzi, ci sta facendo anche abbastanza troppo caldo. Ma quanto vi divertite? Ma si divertono più i genitori o i bambini? Questa è una bella domanda, nel senso che tutti e due. Lo facciamo con la scusa dei bambini, si divertono anche i genitori. Giusto? Giusto, giusto, ma vedo che anche i bambini si stanno tirando i coriandoli, quindi si stanno divertendo un sacco. Ah sì, certo, coriandoli, caramelle, certo. Grandi bambini, il carnevale è per tutti, col carnevale ci si diverte tutti, ci si riscopre tutti un po' bambini. Ma quanto vi è mancato il carnevale? Tantissimo, infatti dopo 3 anni non vedevamo l'ora di tornare sul palco. Noi siamo dei veterani, siamo sempre venuti e continueremo a venire sempre, perché il carnevale a Fano è un'istituzione, non ce lo perdiamo mai. È il caso di dire dallo spazio alla terra al palco di carnevale. Voi che cosa rappresentate oggi? La NASA vedo qua. Certo, certo, dalla NASA alla terra è un attimo. Guardate, ce l'abbiamo per tutti oggi. Avete tirato già le caramelle, ma le avete anche prese? Un centinaio di chili e ne abbiamo ancora, è il primo giro, bisogna che le manteniamo per un po'. Voi siete proprio in tema con i carnevali di Fano quest'anno. Sì, ci si prova, dai, ogni anno cambiamo qualche cosa, insomma. Voi siete di Fano? Tutti di Fano, sì, tutti di Fano. E in quanti siete su questo palco? Siamo 23. Ma ascolta, vi state divertendo? Avete partecipato anche alla prossima domenica? Parteciperete anche alla prossima domenica? Solo questa, ti volevo far vedere una chicchettina, un attimo. Anche lei è tutta vestita, ma quanto avete impiegato per realizzare questi vestiti? Due settimane di lavoro pesante alla sera, però ci siamo divertiti un bel po'. E la mascottina, eccola qua. Come si chiama? Alice. Ciao Alice, saluta Fano TV. Linda. Linda, saluta Fano TV.
fai ciao a fan TV. Ciao! Più di 30 persone per rappresentare quale mascherata oggi? Noi ci siamo vestiti da Dago Elettronica. Siamo della Dago Elettronica, abbiamo sponsorizzato il palco, tutti gli anni sponsorizziamo il carnevale, quindi oggi siamo venuti a festeggiare il carnevale anche noi, con un bel lancio. Ho visto che già state lanciando. Siamo pronti a lanciare, ci stiamo scaldando le mani. Avete anche preso già qualche cioccolata? Ancora no, perché il primo giro era di presentazione, quindi è solo un po' di riscaldamento abbiamo fatto. Vi state divertendo sicuramente. Allora, buon carnevale, fate un saluto a Fano TV. Allora, ciao ragazzi, ciao buon Fano TV, grazie. Qual è il titolo della vostra mascherata? Spazio, c'è posto per tutti. Quanti siete oggi sul palco? 30. 30 persone, vi state divertendo, immagino, c'è un clima di allegria qua, vedo. Noi siamo gli alieni e i nostri bambini sono lo spazio. Quindi si divertono i genitori, i bambini, un sacco. Più genitori, immagino. Ascolti, avete già tirato le vostre caramelle? Sì, sì. Allora vogliamo augurare buon carnevale a tutti. Buon carnevale a tutti! Evviva il carnevale di Fano! Sara, invita pure allora i bimbi la prossima settimana. Certo, invitiamo tutti gli ospiti che saliranno sul palco a vestirsi, a mascherarsi. E anche perché ci saranno in palio diversi premi, quindi mi raccomando. Allora, velocemente, il programma della prossima settimana? Vai. Il programma della prossima settimana? Ha fatto una domanda difficile, no, c'è... Abbiamo lo strumento. C'è tutto. Mentre voi cercate, ma un cioccolatino, una caramella, me l'avete portata? Una che sia una. Guarda, no. Ce l'ho là nel... dopo te. Dopo, poi vi farò sapere la prossima puntata. Allora, si parte da mercoledì 15 sì. Con il Castagnolo d'Oro, veglione con merenda a cura della Proloco Fan Un Fortuna, in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali, e per poi passare al giovedì grasso con l'alza bandiera di Fano, il passaggio della fascia del sindaco al sindaco del carnevale, e poi ci saranno musiche, esibizioni di touch rugby, e esposizione del mini carro di cui parlavamo prima, Matteo Bussetti, appunto, se vuoi ringraziarlo è lui, e che ha vinto il concorso quest'estate, il carnevalino, Matteo. E ci saranno mercatini, abbracci gratis e animazione per tutti i bambini. Poi ci spostiamo a venerdì, Teatro della Fortuna, concerto a cura della Fondazione Teatro della Fortuna e dell'Orchestra Sinfonica di Rossini, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Poi passeremo alle ore 18 al Palazzo del Carnevale, Palazzo Bracci Pagani, per una tavola rotonda, una comunità in scena, il Carnevale di Fano tra identità e festa. E poi arriviamo a sabato, pranzo con i carristi, a cui non si potrà mancare, a Vita da Paco, a Rocco Sambaccio, se non sbaglio, alle 12.30. E poi alle 20.30 il veglione di carnevale al Mediterraneo Show Restaurant, e ci sarà anche qui un concorso premi per la miglior mascherata, il veglione ufficiale del carnevale. E poi arriviamo a domenica, a Terza certo. Domenica del carnevale. Partendo sempre al mattino con il carnevale dei bambini, saranno numerosissimi, e poi dalle ore 15 vi aspettiamo in Viale Gramsci per il terzo corso mascherato, scusate. Bene, grazie. Grande sfilata. Grazie allora a Sara Olivieri, grazie ad Etienne Lucarelli. Grazie a te. Grazie a Mauro Chiappa. Grazie a voi. E naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito da casa. Io ringrazio Riccardo Sora che ci ha supportato in regia e vi do appuntamento a domenica prossima per un altro viaggio col Volon. Ciao.